Avrò a disposizione 24 ore a partire da adesso per riuscire a completare le 100 sfide più estreme di Fortnite. Durante questo video saremo costretti a tingerci i capelli, mangiare il peperoncino più piccante del mondo e perfino giocare con le gambe in aria. Prima sfida, e questa è molto difficile perché Powa dovrà completare questo dropper mega impossibile con il culo per aria e la testa sulla sedia. Sei pronto, fratello? Aiuto! Lo sto facendo leggermente soffocare per fare questa challenge. Parti, fratello, buttati! Voglio vedere di cosa sei capace con il culo per aria. Certo che il suo culo ragiona meglio della testa, quindi... Bra, io non capisco un cacchio, non vedo niente! Testa di culo, lanciati! Ce la puoi fare, fratello! Non mi chiami così, hai capito? Anche se ho culo per aria! Forza! Lo stava facendo quell'uomo! Adesso ce la faccio, vuoi vedere, Powa? Aia, però mi... Ti giuro, mi fa un mal la testa che non hai idea. Mannaggia te, bestia! Perché giustamente in questo momento, pian piano, il suo sangue sta arrivando al cervello. E come sapete, un essere umano non può restare più di 2 ore con la testa al contrario prima di morire. Quindi ti prego, muoviti, Powa! Giuro che questa è una challenge più rischiosa di quello che pensavo. Sono passati 20 minuti, mi vuoi lasciare andare da questa posizione che mi fa male? Interrompiamo questa challenge, non fatelo a casa perché potrebbe essere davvero pericoloso. Passiamo alla prossima. Seconda challenge, questa sarà abbastanza dolorosa, soprattutto per me, perché Powa in questo momento ha scaricato sul suo telefono un'applicazione che per ogni volta che ingaggio un fight mi manderà una specie di scossa a distanza attraverso questo braccialetto elettronico. E il suo scopo sarà appunto quello di riuscire a farmi fare meno kill possibili, perché ogni volta che faccio una kill mi dovrà dare ben 10 euro. Vieni, fratello, da me c'è gente. Arrivo, fratello, lasciami la kill, mi raccomando, sono troppo forte. Fratello, te la devi combattere tu. Aspetta, aspetta, ti butto la scossa. Let's go! Mandato un botto in ritardo, ma che cazzo. Eh sì, ti dico solo 20 volt, sono pochi, vero? Ok, non aumentarli per favore, perché potrei seriamente morire di infarto. Ho una certa età, Powa, 16 anni sono tanti. Fratello, c'è un tipo qui sotto, vuoi aiutarmi? Devi lasciarmi la kill, non rubarmela. Siamo a pinnacoli pendenti, 36 persone. Ce la possiamo ancora fare a fare il devasto. Vai che ce la fai, aspetta, 3, 2, 1, boom. Stai fermo, no, non lanciarmi in un'altra, stai fermo. Let's go! Un'altra scossa, per adesso! Porca di quella... Basta! Ho già fatto la kill! Fermo, idiota! Comunque mi devi 20 euro tra questa kill e quella di prima, tra parentesi. A questo punto della challenge direi di aumentare la posta in gioco. Questa volta, per ogni volta che muoio, mi dovrei lanciare una scossa il doppio più potente, Powa. Bra, ma sei consapevole che muori? No! No, ti giuro, non ne sono minimamente consapevole, se no non te l'avrei detto. Allora, a parte gli scherzi, ovviamente non mi succederà nulla, cioè al massimo vomiterò fulmini e saette, ma nulla di che. Attenzione, raga, c'è un tipo qua, l'ho visto nettamente. Powa, lascia stare quel maledetto telefono. Tranquillo, guarda, te lo lascio subito. 3, 2, 1, boom! Porca di quella! Ferma, niente. Fatto, mi dovresti dare un'altra scossa, ma non farlo. No, no, stai tranquillo, non lo sto facendo. Te lo dico, se ti uccidono, se ti finiscono, te ne do un'altra però. Ti prego, muori, Powa, muori, che finisce la challenge. La challenge, tu sei un bastardo. Vedo altri nemici, signori. 3, 2, 1, done. Porca, fermo. Fermo, ce ne ho due davanti. Non mi puoi togliere questo momento di gloria. Morto uno. Spara pure quest'altro che te ne prendi un'altra. Basta! Fermo nella tua vita! La prossima volta 100 volte, te lo dico, da me c'è un altro tipo. 100 volte, non so se tu sai quanti sono 100 volte, ma morirei probabilmente con quella scarica. Hai appena fatto questa kill? Boom, un altro! No! Non per le kill, scemo di guerra! Stai fermo! Io direi una cosa, stoppiamo qua la challenge perché vi giuro mi sento abbastanza male. Mi raccomando, non comprate mai questi cosi perché sono per cani, tra l'altro. Non sono neanche per esseri umani, quindi... Questo è un peperoncino super piccante e adesso... Adesso lo andrò a mangiare. Ma non posso bere acqua finché non trovo Powa in questo nascondiglio mega incredibile. Powa, dove cacchio sei? Bra, dai, sono qui, è molto facile trovarmi. Sta bruciando un sacco, devo mangiare dell'altro. Ma io non posso bere finché non ti trovo. Ti ho visto, fra, ti ho visto, sei molto vicino a me. Dimmi dove sei, fra. Veloce, cazzo, dove sei? Lì davanti, mi stai guardando. No, a destra, no, dove? A sinistra. Dov'è? A sinistra. Dietro, mannaggia, a te, dietro. Ah, devi dirmi di che colore sei, di che cacchio. Sono, fra, sono di colore, non lo so, marrone, penso. Ok, sono vicino o lontano, dimmi qua. Sei lì vicino ai Lego, devi venire un po' più a destra, fra. Dio, mi devi dare un consiglio giusto, non una cazzata, se no sto morendo, ti giuro. Ok, sai cosa ti dico? Sto saltando. Dove sei? Che non ti vedo, porca di qua. Ti giuro, da lontano questo video sembrerà qualcos'altro, ma vi giuro che brucia un sacco. Ti ho visto, fratello. No, no, come mi hai visto? Sei quello. No. Non scapparmi, porca troia. Scorda un sacco. No! Oh, ma basta!
Devo andare a prendere latte, perché non basta l'acqua. Ma questa volta i ruoli si invertiranno. Infatti Poa questa volta dovrà mangiare il peperoncino, e finché non riuscirai a trovarmi non potrai bere acqua né null'altro. Quindi per favore mettiti quel peperoncino in bocca in questo esatto momento. Oh mio Dio, fra, è la cosa più enorme del mondo. Vai. Che cacchio sto sentendo nella mia vita? Fratello, a partire da adesso hai 3 minuti per trovarmi, muoviti. Ma che cazzissimo, io ti uccido, io ti uccido, io ti uccido. Ti dico una cosa, sono molto piccolo, non riuscirai mai a trovarmi, troppo piccolo. Sanzi, è questa, l'ho trovato, sei tu. Vai fratello, ce la puoi fare. Mi sto piccando tantissimo. Oddio, ho sentito il ping, ma non è che sei tu, vero? Non è che sei tu, sei tu, ti uccido subito. Sono un cacchio di carro armato e niente. Oh, latte. Quarta sfida, signori, questa è la più difficile di tutti, perché devo riuscire a vincere una partita in singolo con le impostazioni al minimo. E vi giuro che questo gioco in questo momento mi sembra Pac-Man. Non so perché, vi giuro solamente che vedo tutto pixellato. E ogni volta che riuscirò a fare una kill, però dovrò aumentare la qualità del mio gameplay, così almeno forse una partita decente riesco a fare. Prima kill per noi, signori, let's go! Direi di non aumentare troppo la qualità, sennò il mio PC, che è un criceto, letteralmente esplode. Ma fortunatamente ha una buona scheda video. E magari più tardi posso anche attivare il ray tracing, il reflex e il DLSS. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi. Infatti, grazie alla mia scheda video, che è una RTX 2060, ho la possibilità di sfruttare il nuovo sistema di Nvidia chiamato ray tracing. Grazie a questo sistema posso riuscire a vedere luci, ombre ed effetti visivi che normalmente non potrei vedere su Fortnite. Tra l'altro, oggi ho attivato ray tracing e mi sono letteralmente preso un infarto, perché ho girato la mia visuale e mi sono riuscito a specchiare in un muro, cioè una cosa che non mi era mai capitata prima, ma è letteralmente una figata. E attivando il ray tracing, ovviamente non possiamo fare a meno di attivare anche il DLSS, che vi permetterà di avere una stabilità di FPS molto superiore. Infatti potrà migliorare le performance della vostra scheda grafica fino all'85%. Roba da pazzi, fratelli. Fidatevi, per esperienza personale, il gioco con il DLSS attivo è del tutto un'altra cosa. Perciò se avete una scheda video come la mia, vi posso assicurare che non ne potrete fare a meno. E inoltre, se a differenza mia siete anche forti su Fortnite, vi conviene assolutamente attivare anche il Reflex, che è una nuova tecnologia Nvidia che vi permette di diminuire drasticamente il tempo di latenza che c'è appunto tra quando voi cliccate magari un pulsante sulla tastiera e quando effettivamente il gioco risponde al comando. Giuro che se riesco a fare una kill in queste condizioni voglio seriamente un premio Nobel. Let's go! E poi ditemi che non sono forte, signori. Mettiamo il DLSS su prestazioni e l'Nvidia Reflex su on più boost. Dovrei essere tipo una bestia in queste condizioni. Ce la faccio! E niente. Questa challenge vi giuro che io non la volevo fare, ma per ogni kill che fa Poa dovrò colorarmi i capelli con questi gessetti, che sono fatti apposta in pratica per colorarvi i capelli momentaneamente. Durerà solamente 24 ore questa cosa, ma ti prego, non farmeli fare rosa, perché ti arrivo a casa e ti picchio, ti giuro. Parto uno, let's go! Devi dirmi il primo colore, fratello. Muoviti per favore a sceglierlo. Devi farti tipo velocissimo il colore blu. Capelli di colore per un pezzo di scroto. Non so se si nota, ma in questo momento i miei capelli sono decisamente blu. Molto blu. Troppo blu. Devo impedire a Poa di fare più kill possibili. Qua ci sono due nemici. Stacci lontano. Stai fermo che le uccido io queste, se... sì. Fuori dalle... No! Sì, è mio! Godo, idiota! Mannaggia te, bestia, ti odio! Ma aspetta, qui! Se l'ho fatta io questa! Devi scegliere un altro colore, fratello. Diventerò una specie d'arcobaleno alla fine. Colore rosso, uno dei miei colori preferiti. Ecco. Let's go! E fai a morire, Poa! Dio, mi stanno cadendo dei capelli. Giuro che ti ammazzo, Poa. Settima sfida, questa vi giuro che è la più estrema di sempre. Infatti Poa in questo momento ha la sensibilità al massimo, e per ogni volta che riesce a killarmi con queste impostazioni mega assurde, perché praticamente sono ingiocabili, vincerà 50 euro. Ce la puoi fare, fratello? Io non sono tanto fiducioso, fra, guarda qua che roba. So fare i giri mortali in un millisecondo. Vabbè, potrebbe essere un vantaggio in realtà, se proprio ci pensi bene. T'ho visto nettamente, stai fermo. Ma secondo te sto fermo, fratello? Dai, non capisco niente. Bello che lui c'ha anche la sensibilità della mira al massimo, quindi... Voglio vedere se riesce a colpirmi una volta. Sto fermo, sto fermo. No. Sono letteralmente fermo e non mi riesce a beccare. No. È proprio lui. E signori, per una volta nella mia vita sono riuscito a battere Poa in 1v1. Mi sento molto fiero di me stesso. Secondo round, Poa, avrai la possibilità di vendicarti però questa volta. Mi raccomando, fratello. Oddio, io non è che sono tanto fiducioso. Ancora un'altra volta. Fermo. No. No. Lo faccio a piccone. Ce la faccio. Non vedrete mai più questa scena nella storia della mia vita.
Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che sia riuscito a farvi capire quanto effettivamente, grazie alle nuove tecnologie Nvidia, Fortnite riesca ad essere sempre più competitivo, ma soprattutto più bello visivamente. Vi giuro che da quando ho scoperto il DLSS, ma soprattutto il Reflex, non riesco più a farne a meno. Detto ciò, signori, questa qua era solamente la prima parte di questo video. Se volete vedere la seconda, dove proviamo tutte le altre 90 e passa sfide, dobbiamo arrivare all'incredibile cifra di 10.000 likes sotto questo video. Vediamo se ce la facciamo.